Buongiorno e ben ritrovati a tutti sulla Voce di Novara. Ci sono due notizie del periodo natalizio che ci hanno lasciato un po' stupiti, un po' sconcertati, anche perché sono veramente contraddittorie rispetto a quello che, così nella vulgata, nel modo comune di pensare, dovrebbe essere lo spirito di queste giornate. Una notizia molto nota è quella che riguarda un intervento fatto dal sindaco di Como, che ha in qualche modo vietato, impedito che proprio nelle giornate del Natale le associazioni di volontariato, i gruppi che si occupano di costituire unità di strada per andare ad aiutare persone che stanno appunto senza fissa dimora e stanno sulla strada, ecco, per l'intervento del sindaco che ha impedito questo tipo di servizi nei giorni di Natale nelle zone centrali della città, accampando come motivazione quella della preservazione del decoro del centro storico. Ma c'è un'altra notizia, meno divulgata, meno conosciuta, ma che è molto simile, e purtroppo è molto simile ad altre che si sono succedute in varie città d'Italia. A Roma, in un quartiere della città, in una piazza che ha un nome curiosamente evocativo, si chiama Piazza del Carroccio, e non mi risparmio di fare qualsiasi tipo di ironia di tipo politico, sono state installate dal comune una serie di nuove panchine. Sono panchine molto belle, anche molto belle da vedere, in legno e ferro. Peccato che hanno i tre posti, diciamo, che sono previsti come seduta sulla panchina, separati tra loro da altrettanti braccioli in ferro. Come dire, un vero e proprio ostacolo all'utilizzo della panchina come giaciglio, anche se molto precario, da parte delle persone che si trovano appunto senza dimora. Ora, che cosa dire di questo? Io non sono assolutamente favorevole all'accoglienza, immaginando che l'accoglienza possa essere fatta per strada. L'accoglienza è un'altra cosa, l'accoglienza va fatta nei luoghi giusti, nei luoghi opportuni. Ma questo tipo di notizie mi mettono molta tristezza, perché più che l'indicazione di un percorso diverso per l'accoglienza, sono il segno di un triste e molto preoccupante degrado culturale che sta attraversando questa nostra Italia. A risentirci a domani alla stessa ora sulla Voce di Novara.